mandorla, quindi vi invito a sedervi e prestare attenzione. Ecco. Ciao a tutti, allora l'idea di questa strana presentazione mi è venuta in mente quando un paio di anni fa, lavorando per un'azienda, è una cosa che può capitare a tutti voi se per caso lavorate da qualche parte, grossa azienda che ha la delegazione di orientali che arrivano. Ora, voi dovete sapere che quasi tutti credono che giapponesi, cinesi sappiano benissimo l'inglese. È falso, purtroppo ci sono italiani, spagnoli, appunto cinesi e giapponesi sono quelli che sanno meno l'inglese nel mondo, per un problema non solo di diversità della lingua, ma proprio anche per come funziona il loro sistema scolastico, che in quanto insegnamento dell'inglese è purtroppo molto simile all'Italia, non vedono film sottotitolati, eccetera, quindi proprio lo devono studiare e arrivano e non sanno. Ti arrivano in azienda e non conoscono l'inglese, hanno bisogno di un environment, hanno bisogno di un sistema operativo completamente nella loro lingua, cinese, giapponese, coreano, ci sono anche thailandese, poi dovete sapere che ci sono tanti tipi di cinese diverso, c'è il cinese tradizionale, il cinese che è quello che si usa a Hong Kong, quindi è molto diffuso perché è una parte della parte, diciamo, commerciale viene da Hong Kong, il cinese semplificato che è quello che si usa nella Cina, la Cina mainland, no? nella Repubblica Popolare Cinese, e poi ci sono tanti altri tipi di dialetti diversi e cose del genere. In un'azienda in genere hanno tutti installato Windows e arriva il tuo capo e ti dice guarda, tra 2 ore arrivano, c'è da mettere Windows in cinese e in giapponese, perché dai, ci metterai. Ti scopri che con Windows hai un piccolo problema, che non puoi aggiungere degli environment completamente in cinese o in giapponese se hai dei Windows già localizzati, per esempio in italiano. Devi andare a comprare una versione internazionale con una serie di CD aggiuntivi che aggiungono le varie lingue, formattare tutto, mettere su tutto con una spesa enorme. E oltretutto, una volta che li hai messi su, quasi sempre i vari software aziendali che hanno fatto per l'azienda, per le paghe, roba del genere, che sono stati scritti da qualche programmatore su un Windows italiano, non ti funzionano più, non vanno più. Insomma, una cosa terrificante. E lì ho risolto buttando su Linux, alla fine si fa in un attimo. Linux ha questa particolarità, come vi ho spiegato prima, qua c'è questa bellissima idea per cui quello che so io, basta che dici al mondo che è roba mia, la puoi utilizzare. E quindi negli anni da Oriente sono arrivati tutti i metodi di immissione dei caratteri cinesi e giapponesi anche sul computer, su Linux. I migliori, anche perché per esempio una volta installato il supporto dei caratteri cinesi e giapponesi su un sistema come Windows, molti cinesi, soprattutto giapponesi che conosco, mi dicono no, non va bene, noi usiamo un software che compriamo o cambiamo, come al solito. Mentre su Linux c'è già di serie, su Ubuntu in particolare, vi faccio vedere su Ubuntu perché è la versione più comune, anche se non è la migliore secondo molti. Allora, io qua ho un computer, intanto vi faccio vedere com'è semplice installare un intero utente in una lingua orientale, poi vi spiego un attimo quali sono i problemi nell'immettere i caratteri, perché il primo problema che viene in mente è se io creo un utente tutto in giapponese, ma non ci capisco niente, io che non so il giapponese, per installarci sulla roba che vuole il mio collega giapponese, giusto? Allora, l'idea è quella di costruire un nuovo utente in italiano, gli si mette su tutto quello che serve al nostro amico giapponese, poi come ultimo passaggio lo tramutiamo tutto in giapponese. Allora, è semplicissimo, basta aprire sistema, si vede? Sì. Basta aprire il sistema, andare sull'amministrazione e vedete ci sono utenti e gruppi.
creiamo quindi un nuovo utente. Perdonate la lentezza, ma questo è un vecchio Severon per dire quanto Linux riesce a far andare le cose. Allora, io qua ho già costruito un utente in giapponese, l'ho chiamato Kichan, l'altro si chiama Shen, che è in cinese, e qua basta premere aggiungi, si costruisce un utente e va tranquillamente. Dopo, se ho tempo, proviamo a farlo veramente creando, non so, qualcosa in coreano. Una volta creato l'utente, dobbiamo loggarcelo, facciamolo direttamente. Allora, aggiungiamo un utente, vuole la password di amministratore. Si vede? Sì, un attimo che rimetto la password. Allora, un attimo che rimetto. Allora, creiamo un utente nuovo, lo chiamiamo in coreano, si chiamano tutti Kim, dai, va bene, non ci vuole stare, va bene. Dopo, quando ritorniamo qua. Ok, lo sta creando, ci metto una nuova password, un attimo. Sì, è tornato, benissimo. Ok. No, non vuole la password corta, giustamente. In coreano la password? No, per fortuna no. No, non sono chiamato con lo stesso nome. Cosa da non fare nella realtà, eh? Mi raccomando, se create una password, piccola cosa che non c'entra niente, createla difficile, mi raccomando. Perché voi quando sentite in giro gli hacker che entrano, non sono poi in realtà così bravi dal punto di vista informatico, quasi sempre è perché per sentito dire o perché conoscono qualcuno, perché la password è veramente facile, beccano immediatamente la password. Una piccola parentesi, quando nel famoso crackdown italiano degli anni 80 gli hacker riuscirono a fregare tutti i tabulati telecom d'Italia, era semplicemente perché avevano lasciato i ragazzini che installavano i grossi computer della Telecom da soli per un'ora, perché si erano dimenticati dei cavi e dovevano tornare in azienda a prenderli. Loro hanno acceso questo grosso computerone, c'era una password, hanno provato Telecom e sono entrati. Okay? Questo per dirvi perché non bisogna fare queste cose. Allora, abbiamo creato questo Kim, gli do anche dei diritti amministrativi che dopo gli toglierò. Ecco fatto. Benissimo, abbiamo il nostro utente Kim fatto. A questo punto, se io, vedete, lo trovo già, vedete? Lo trovo già qua, c'è Kim, e quindi posso andarci. Un attimo che mi chiede. Ok, perfetto. Ci mette un po' di tempo, un po' perché il computer è lento, un po' perché deve creare tutte le nuove cartelle del nuovo utente. Eccolo qua. Vedete, è in italiano, quindi io gli posso aggiungere tutti i sistemi che voglio. La prima cosa che vorrà questa persona, mi chiedo, è il metodo di immissione dei caratteri. Ora, ogni persona, ogni stato, ogni lingua ha il suo metodo di immissione. Quelle occidentali sono facili, perché se io devo scrivere gatto, scrivo G-A-T-T-O, ce le ho sulla tastiera. Ma non so se avete visto mai una tastiera cinese, giapponese. Non ci sono mica gli ideogrammi sopra, no? Non ci sono i caratteri, quindi come fanno a metterli? E dovete sapere che questa risposta a questa domanda in realtà è molteplice. Dipende. Dipende. I cinesi hanno qualcosa come 30-40 metodi diversi di immissione di caratteri. Alcuni partono dal suono, alcuni disegnano col Mao direttamente sullo schermo. Altri hanno un metodo complicatissimo, per esempio a Hong Kong. Hanno un metodo per cui loro sanno che per ogni ideogramma è in realtà la complicazione di un piccolo ideogramma facile originario, ce ne sono una 40, 50, si chiamano ideogrammi radicali.
con degli shortcut, cioè delle scorciatoie da tastiera, non preoccupatevi se fa così, sempre, perché vuole quella, scusate, quella cosa lì voleva dire devo installare l'help, quindi le istruzioni anche dei programmi coreani, adesso lascio perdere, se li va a scaricare da internet. Dicevo, loro con una scorciatoia creano il radicale, l'ideogrammino originale, e poi con un numero scrivono quanti segni in più ci sono e il computer gli dà una serie di opzioni e loro scelgono l'ideogramma. Dicono che è comodissimo, io mi ricordo quando ero un bambino, ci ho provato, sono diventato scemo dopo un giorno, ho utilizzato il vecchio metodo. I cinesi mainland sono più furbi e cosa fanno? Loro, dovete sapere, i cinesi hanno un piccolo problema con la loro lingua, sapete, non so se lo sapete, il cinese è una lingua tonale, ok? Cioè una stessa parola scritta nello stesso modo, per esempio MA, ma, a seconda di come la pronunciate, che abbia il tono in su, in giù, eccetera, vuol dire cose diverse. Per esempio, ma vuol dire mamma. Oppure ma vuol dire cavallo, cose pazzesche, ma vuol dire canapa, cioè, bisogna stare molto molto attenti, e anzi ma vuol dire, scusate, vuol dire sgridare, mentre ma adesso vuol dire canapa, è folle questa cosa, come faccio a immetterli? Allora, semplicemente io scrivo MA con il computer e lui mi dà tutti gli ideogrammi che si dicono MA e io scelgo quello giusto. Lui cosa fa? Si ricorda la mia scelta, quindi la prossima volta me la pone come prima. Vedete, io adesso ve ne ho così, spiegati velocemente due. Pensate che ce ne sono 50, 60 e pensate che sui sistemi commerciali ve li dovete comprare tutti. Qua invece ci sono già direttamente. Dove sono? Sono qua. Sistema preferenze. Si chiama metodo di immissione preferenze di IBAS. Esatto. Vi chiede di avviarlo. Eccolo qua. E vi compare una tastierina in alto, vedete? Allora, questi metodi di immissione che vi ho detto devono comunicare con il sistema operativo. Devono comunicare con il sistema operativo attraverso un programmino, no? Un servizio che sta lì. Ce ne sono tanti. Linux aveva sviluppati due o tre molto belli, io continuo a usarli, però per standard adesso si usa quello del creato a sua volta per Apple, che però comunque non era sviluppato da Apple, si è sempre stato fatto. È sempre stato fatto in maniera open source, che appunto si chiama IBAS. È un po' più standard, è un po' più conosciuto, ha il grosso problema che occupa molta più memoria, quindi io continuo a usare quello vecchio, ma adesso farvi vedere, vi faccio vedere IBAS. Vedete, il metodo di input, io posso scegliere il metodo di input, vedete? Qua ci sono tutte le scelte, vedete che nel cinese ce ne sono tante di scelte, si vede, sì. Nel coreano penso che sì, c'è il più comune, questo qua si chiama Hangul e lo aggiungo, eccolo qua, in coreano, chiudi. A questo punto io posso già scrivere in coreano proprio, perché prima faccio una prova con un word processor, ci metterà una cifra da pensi come al solito, questo troppo un vecchio computer. Ok, ecco, vedete che compare qua sotto Hanja Lock, che è una roba che sovrana coreana. Io scrivo ed ecco che mi vengono i caratteri coreani, perfetto. Quindi funziona e gli posso mettere tutto il sistema in coreano. Vado su amministrazione, vado su supporto lingue.
adesso forse scompare perché mi chiede la password. Ecco qua, ho l'elenco e prima gli devo dire di usare le pass. Vado nel testo e invece di italiano mi metto coreano, che poi è scritto in coreano, e lì bisogna avere un po' d'occhio per riconoscere i caratteri, eh? Allora, lingua, e vabbè, insomma, qua si sceglie il coreano e una volta che si esce e si rientra lo si avrà in coreano. Adesso io vi faccio vedere che ci metterà un po' di tempo, quindi salto questo passaggio e vi faccio vedere per esempio quello in giapponese che ho creato prima mentre ero lì. Vedere, ah scusate, mi sono dimenticato di far vedere una cosa importantissima.
che anche sull'italiano si possono installare tutti i supporti possibili e immaginabili per l'immissione dei caratteri. Quindi se io devo scrivere una cosa in cinese anche nel mio environment in italiano, lo posso fare. Adesso vi faccio vedere. Premendo CTRL e la barra spaziatrice, mi appare il metodo di immissione in cinese. Allora io adesso provo a scrivere qualcosa. Questi sono i vari uomini. A me serve il primo, che vuol dire io premo uno. Non so, posso scrivere la classica frase uomini. Vedete, poi posso anche scegliere dei caratteri più belli, a questo punto mette a disposizione dei caratteri meravigliosi proprio di calligrafia cinese, così magari vedete meglio. Vedete, sono addirittura disegnati in modo da farvi vedere come passare il pennello, sta roba che su Windows paga neanche forte. A questo punto posso passare al metodo giapponese, per esempio, se voglio scrivere qualcosa in giapponese. Questo sono passato direttamente al metodo giapponese. Si chiama Hanfi. Il giapponese ha un piccolo problema. Il giapponese è una lingua che utilizza 1, 2, 3, 4 alfabeti diversi. Seconda di come uno li vuole utilizzare. Utilizza ideogrammi che sono presi da quelli cinesi, e utilizza un alfabeto sillabico, due alfabeti sillabici, uno per le loro parole e uno per traslitterare quelle straniere, e poi utilizza anche il nostro. Quindi sono quattro. Poi ogni ideogramma può essere letto in due modi diversi, con la pronuncia che loro chiamano kun, che è quella derivata dalla tradizione giapponese, e con la pronuncia che chiamano on, che è quella derivata dalla tradizione cinese antica. E quindi, per esempio, non so, la montagna si può dire sia san sia yama. Infatti poi ci sono delle regole molto difficili su come quale utilizzare. Per esempio, il monte Fuji si dice Fuji-san. Quando noi diciamo Fujiyama facciamo un erroraggio bruttissimo. Allora io posso scrivere, per esempio, non so, automobile, provo a scrivere, se c'è Kuruma. Ecco, vedete, questo qua è un alfabeto che si chiama Hiragana, e sono tre sillabe. Però io voglio un ideogramma. Allora premo la barra spaziatrice ed ecco che mi fa un ideogramma di macchina. Questo vuol dire macchina. Poi posso provare con appunto facendo il monte Fuji. Fuji-san. Eccolo qua, mi ha già trovato gli ideogrammi giusti. Fuji-san. San è montagna, è uguale anche in cinese. Si vede, sembra una montagna, sembra un repito. E così via. Poi posso utilizzare il thailandese, il coreano, come mi pare. Avete visto la quantità di roba che c'è? Ci sono addirittura dei dialetti cinesi, c'è il nepalese, c'è la lingua urdu, non c'è la roba che mai sentito. Volendo mi potete anche spizzare. Ritorno a quello che stavo già dicendo prima. C'è anche la possibilità di impararlo, no? Il cinese, il giapponese. In genere, per imparare queste lingue, oltre ovviamente ad andare a un corso, è molto utile farsi le cosiddette flashcards, no? Le flashcards sono quelle carte che in genere si fanno proprio ritagliando dei fogli di carta, dove da una parte si scrive l'ideogramma e dall'altra si scrive il suo significato e come si pronuncia. Così le tirate fuori e vi interrogate. Questa, come si dice? Ricordo che guardate dietro e la mettete tra quelle da
da richiedere un'altra volta. Il computer questo lo fa, volendo vi fa anche delle carte multiple che non hanno solo davanti e dietro. Per esempio vi può interrogare per il significato, per la pronuncia e anche per l'ideogramma stesso. Per fare questo ci viene in aiuto un programmino che troviamo ovviamente sotto istruzione, che si chiama Anki. Anche questo open source, gratuito, tutto quello che volete. Con Anki vi potete creare, non ho tempo per far vedere come, ma è molto facile, potete crearvi dei mazzi di carte. Potete dire quanto diritti e rovesci hanno. Per esempio io qua mi sono creato, venendo qua prima, è stata una cosa velocissima per dirvi, perché proprio è semplicissimo, mi sono creato un mazzo di carte con i primi ideogrammi che mi sono venuti in mente, che io sto studiando il cinese, ne sono ancora pochissimi, e mi sono creato delle carte dove ho messo l'ideogramma, poi ho messo la pronuncia e poi ho messo il significato. Ora, faccio nuova, qua su vado su più e gli dico creami una nuova carta, gli ho scritto l'ideogramma, gli ho scritto come si pronuncia e gli ho scritto il significato, premo nuovo e lui mi crea tre carte diverse dove il davanti è uno delle tre cose e il di dietro sono le altre due, cioè una carta in cui mi chiede il significato e in risposta mi dà l'ideogramma e la pronuncia, una carta in cui mi chiede la pronuncia e eccetera eccetera. E a questo punto io posso interrogarmi. Ecco, per esempio qua mi chiede Gongjin, che cosa vuol dire? Ora io adesso scusate, mi autointerrogo, non è bello, penso che voglia dire un chilo, vediamo. Ah, un attimo, perché c'è scritto uno? Sono i toni famosi. Uno è la quella in alto, e due è quello che va su, eccetera. Quindi è tremendo, sono quattro, sono facili, fortunatamente sono solo quattro, in cantonese un po' ne hanno nove per dirvi la follia. Gongjin è questo, sì, chiliti. Allora dico, siccome ci ho preso, allora dico, dai, era facile, me lo chiedi fra tre giorni. Ma questo vuol dire cavallo, me lo ricordo. Eccolo qua, cavallo. Facilissimo, bene. Vado avanti, adesso vado avanti, questo vuol dire mela. Bene, buono. Solo vuol dire anni di età. Ecco, vedete qua invece mi è chiesto per significato, due. Questo è facile, sono due cose così, me lo ricordo. Proviamo. No? Ho sbagliato. Perché due si può dire in due modi diversi effettivamente. Vediamo. Alcuni, vabbè, insomma. E vedete, una volta che ho finito di interrogarmi, chiudo il programma, vedete, e lui se lo va a memorizzare tra i mazzi miei privati nel suo server, sempre gratuitamente. Allora, salviamo. Se lo va a salvare nel suo mazzo, quindi io lo posso aprire con un altro computer. Ma il bello è che lo posso anche aprire non solo con un altro computer, lo posso anche aprire con il mio cellularino su Android. Se io ho Android, posso tranquillamente scaricare un programmino che si chiama AnkiDroid, che mi fa la stessa cosa sul... sempre perché su Android è un sistema prevalentemente open source, perlomeno è la cosa che possiamo avere sui cellulari e sui tablet meno chiusa per ora, usabile che ci sia. Allora adesso vi faccio vedere. Ok, allora questo è anche Android, vedete? Questo sono delle schermate dal mio cellulare, poi niente di più. C'è su, vabbè, ci ho messo su. Questo qua è chiaramente una ROM modificata, ma lo potete fare tranquillamente anche con quelle di serie. Anche Android, vedete, quando lo lancio mi va a... ecco, ho sentito un cellulare chiaramente Android. Come...
Ecco, vedete, mi va a scaricare i due mazzi che mi sono inventato. Mi chiede se voglio il mazzo privato e quelli condivisi. Tra quelli condivisi ce ne sono tantissimi fatti da altre persone, sono una quantità sparversa, si possono studiare tutte le lingue, però sapete, uno che ha un suo metodo di studio preferisce crearsi le sue flashcard man mano che impara i caratteri. Allora io appunto ne chiedo uno e lui premo su inizia ripetizione, il tasto più grande, ed ecco che mi fa tutte le varie domande. Questo è solo lo schermato del mio cellulare, vedete? E così quando sono in giro, che aspetto, posso interrogarmi e imparare il cinese. Sì, ecco, questo vuol dire fuoco ed è huo. Questo è chiaro ed è bing, che va su. Sì, tra l'altro c'è un ristorante a Prato, mi pare, che si chiama così e dopo c'è scritto ya. Quindi vi potete immaginare come si legge. Ecco, la cosa importante è che questo sistema di emissione dei caratteri e tutto il resto lo potete trovare anche su Android, c'è la stessa cosa. Se voi andate su lingua e tastiera nelle impostazioni del vostro Android, dopo aver installato l'emissione dei caratteri, che adesso vi faccio vedere dove è, dovete installare Go Keyboard, ok? Questo qua in alto, l'italiano, altrimenti ve lo fa tutto in inglese. E anche questo CN Handwriting for Go Keyboard, bene? Basta installare queste cose. Poi, una volta installate queste cose, andate su lingua e tastiera, selezionate Go Keyboard e andate negli input settings e vedete che c'è il Chinese input e il Chinese handwriting input. Handwriting, per chi non mastica l'inglese, vuol dire mano libera. Ecco, quindi quando scrivete, vedete, vi dà la possibilità di scegliere il sito italiano. Se voi lo premete vi chiede: volete l'italiano, il cinese oppure l'handwriting? Io scelgo il cinese normale. Vedete che scrivendo John, lui, anche senza mettere il tono, mi propone varie cose. Quello giusto è il secondo, vuol dire metà, mezzo. E lui me lo scrive. Tra l'altro sono riuscito a metterci quegli stessi caratteri che avete visto prima. Qui ci vuole la roba modificata, bisogna andare da amministratore e fare un po'. Comunque sono ottimi anche i caratteri normali. Volendo posso anche fare handwriting, qua col dito vado a disegnare, lì qua ho disegnato il primo che vedete, lui me l'ha subito cancellato e poi mi ha chiesto quale di questi, perché ovviamente potrei essermi sbagliato. Io scelgo il primo, che vuol dire ta, vuol dire grande. Eccolo qua, e poi vado avanti, posso farne tantissimo. Ecco fatto, direi che ho finito in tempo tutto quello che volevo dirvi. Se avete domande, tutto, sono vostra. Trovano installando il supporto, non importa l'input.
basta installare il supporto minimo di caratteri, ma in genere ci sono già, cioè se li vedete vuol dire che ci sono. Basta salvarli avendo l'accortezza di salvarli in un formato, adesso è lunga da dire, comunque chiamiamolo formato, in realtà è una codifica di caratteri, che si chiama UTF-8. È una roba che supporta tutti i tipi di carattere possibili e immaginabili. Su Ubuntu è già così, tu li salva già in UTF-8. Il problema è che molti non lo fanno. Mi è capitato molto spesso, per esempio, di scaricare dei libri in cinese, perché sono i classici, sono a disposizione di tutti, e questi sono stati chiaramente salvati tipo con Windows 98 in cinese, con la codifica solo cinese, quindi bisogna aprirli dicendo a OpenOffice o dicendo al nostro programma di testo di utilizzare quella codifica lì, che non so qual è, quindi bisogna andare a tentoni e cercare. È una cosa un po' complessa adesso da dire, però comunque si può fare. L'importante è avere in mente questa cosa, che UTF-8 che è quasi universale. Per la cosa io non questi problemi, però io ho mai avuto problemi a darlo ad altra gente, o poi magari uno lo dà a uno che ha un sistema operativo che non supporta UTF-8, la roba vecchia, lì niente da fare, al limite al massimo si salva il PDF. Allora, giusto, bella domanda. Esatto, allora, anticamente, in maniera molto antica, si scriveva da destra verso sinistra, come gli arabi. Non in colonna, scrivono proprio in riga da destra a sinistra. Mi è capitato andando in Cina quest'anno di vedere a Taishan, che è una bellissima cittadina nell'est della Cina, sul mare, che l'agenzia di trasporti aveva come scritto, siccome era molto antica, ha cominciato all'inizio dell'Ottocento, aveva ancora il carattere originario della Taishan Trasporti, scritta da destra verso sinistra. E sotto era scritto anche in inglese, però apposta era scritto anche in inglese da destra a sinistra. Sono pazzi. Non aspetta, proprio partendo dall'ultimo carattere. In realtà i classici sono comunque scritti in colonna, come dici giustamente, e in colonna da destra a sinistra, cioè la prima colonna, come chi legge i manga sa, la prima colonna è quella di destra, la seconda colonna è al centro e poi si continua in questo modo. Questo tipo di supporto c'è in OpenOffice, bisogna andare nelle impostazioni di OpenOffice e dirgli che si vuole il layout, si chiama testo rosso, così uno poi fa anche in colonna, fa l'arabo, fa tutto quello che vuole. I file di testo normali non funzionano più, anche perché non c'è nessuna lingua moderna che supporti veramente la scrittura in colonna per forza. Tutte le lingue moderne sono in riga, o da destra o da sinistra. Anticamente c'erano, voi sapete, lingue che facevano di tutto, ci sono anche quelle che fanno così, una volta. Va bene. Sì, allora, quanti sono i caratteri orientali? Questo è un problema. Poi mi pare che è un po' di cultura, diciamo, sì. Che hanno detto così in questa vita. Allora, scusate, prego. Coffee break, sì. Domande, chi è interessato alle domande può rimanere qui a fare il relatore. Gli altri coffee break, riprendiamo alle 11:20.